Ciao a tutti ragazzi, sono sempre dal Misen di Ferrara e sono qui con la splendida Lorella Rossi. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti. C'è un sole, ma il sole è arrivato anche dentro qua. Allora, una bellissima voce, hai rapito il pubblico presente. Lorella, da dove ti è nata questa passione? Ancora tanto da dare. Sì, sì, sì. È nata da bambina, penso di averla dentro da sempre. Genitori artisti, mio papà fisarmonicista, nonno fisarmonicista, era normale che ci fosse questa passione. E questa idea proprio di questo contatto col pubblico che tu hai, che ti è proprio naturale? Mi viene naturale, nelle serate mi viene naturale e voglio darlo perché se lo meritano. Se uno ti volesse seguire, dove ti vede, dove ti trova? Hai una pagina Facebook dove mettere le date? Allora, il mio sito è www.lorellarossi.com e invece Facebook basta cliccare Lorella Rossi e si trova immediatamente. Tu sei sempre stata cantante o magari suoni qualche strumento? Allora io in questi anni ho imparato a suonare il pianoforte, so la musica, ho fatto diversi corsi nella cooperativa dove sono io, la cooperativa del Tartisti, e ne sono molto grato perché stanno facendo delle belle cose. E i tuoi progetti futuri? Cantare. Che meraviglia! Anche sotto la doccia? È bellissimo. Se tu dovessi consigliare a un ragazzo che vuole intraprendere questa attività? Deve studiare la musica, deve studiare e prepararsi, perché quello serve sempre per creare, e creare sempre cose nuove. Un artista che preferisci? Io? Mamma mia, mi sta ce ne sono. Magari alla quale ti colleghi? Io amo molto Bublé e poi come donna Céline Dion. Però diciamo che ce ne sono tante di brave adesso, di molto creative, tipo Rihanna, quelle cose là. Nel mondo del liscio, diciamo che in questo momento però ce ne sono di brave, mi piacciono. E come mai questa scelta del melodico liscio? Perché adesso bisogna sapere fare un po' di tutto. Però magari tu hai una vena pop, ti piacerebbe il rock? Mi piacerebbe il dance. Sì, molto. Io sì, mi piace molto il dance. Balli. Certo, e come mi muovo? Un grazie alla simpatia di Lorella Rossi che è stata qui con noi. Tante belle cose. Ma brava, bravissima tu a creare queste belle cose. Mi raccomando, Lorella Rossi, eh? Lorella Rossi. Grazie. Ciao.